Bene, anche questa è fatta. Non mi piace di intromettermi in cose che non mi riguardano. A parte questo, non ho ben capito... Ha capito, professore. Più ricchi sono e più fanno schifo. Volgari. Volgari dentro, sa cosa vuol dire? Quando è uscito questo disco? Me l'hanno mandato da New York. È appena uscito. C'è una bellissima aria di Mozart. Vorrei spiegarvi, oddio. È da tanto che volevo sentirla. Posso? Purtroppo non riesco mai ad andare ai concerti, però i dischi... Così è meglio. Adoro Mozart. Mi scusi, ma aspettavo un amico di sopra e... Sono Conrad. Chi c'è lì? È Mauro? No, digli di non venire, casomai passo io. Va bene. Ancora un minuto. Jane? E chi altro vuoi che sia? Di, vai sempre a St. Moritz domani? Beh, cerca di combinare, perché se ci vai vengo anch'io. Io solo, solo, scema. Arthur Davis. No, no, non parlavo con te. Senti, ti richiamo più tardi, ok? Ciao. Quello è di Arthur Davis, vero? È certamente di un pittore inglese del Settecento. Certi amici miei hanno in casa un quadro di Arthur Davis. Un paesaggio con figure. L'ho guardato bene. Sì. Potrebbe essere. E in quello dei miei amici, al centro, non di lato come qui, c'è la stessa costruzione. Per di più, questo è stato dipinto verso la metà del Settecento. Mi farò dare una fotografia e gliela porto. Lei si interessa di pittura? No, non direi. Però quello è un quadro che conosco alla perfezione. Sta vicino al telefono. Mi scusi, cos'altro posso consigliarle? Gli isterismi di sua madre non riguardano me. La gente che perde il controllo delle proprie azioni non mi interessa. Non voglio esprimere un giudizio che sarebbe tanto futile quanto i drammi in cui volete coinvolgermi. Ripeto che non mi interessa, punto e basta! Se, come dice lei, gli avvocati hanno già firmato questo contratto, e se promettete di rimettere tutto a posto come prima a vostre spese, tenetevi l'appartamento. Se poi non lo volete più, ditemelo, io vi rimborserò per il quadro. Subito. Decida lei e lasciatemi in pace. Ok, abbiamo sbagliato. Ma lei sembrava così comprensivo. Sbagliava, gentile. Di nuovo. Le prometto che non le parlerò mai più dei nostri problemi di famiglia. E adesso, se vuole, può spiegare a Stefano che cosa bisogna fare di sopra. Ma non dimentichi che siamo già d'accordo per un altro bagno e che lo voglio grande il doppio di quello che c'è adesso e anche... Perché ride, professore? È come se parlassimo due lingue diverse.
Non c'è possibilità di intendersi tra noi. È tanto buffo. Tragico, purtroppo. È chiaro che io ho perso i contatti, non crede?